Aggressione al sindaco Gianni Preco, ma dopo il provvedimento di Daspo da Cairano San Marco emesso dal questore di Treviso per i tre nomadi accusati del pestaggio, non si placano le polemiche sulla vicenda. L'associazione Nazione Roma annuncia di aver inviato una formale diffida al ministro dell'Interno Salvini, al presidente del Veneto Zaia e ad alcuni sindaci della Marca per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti, per i quali l'Italia riceve specifici fondi dall'Europa per promuovere inclusione sociale, combattere povertà e discriminazione. Una diffida che non sorprende Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale e commissario provinciale della Lega a Treviso. La diffida dell'Associazione Nazione Rom, dice Ciambetti, rientra nella strategia per la quale la miglior difesa è l'attacco, mentre il primo passo verso l'inclusione è il rispetto delle regole. Sì. Vuole rimanere da noi, deve rispettare le regole che ci sono. Noi abbiamo delle regole di civile convivenza che ci permettono di progredire, di avere delle comunità ordinate, dei comuni che funzionano. Chi invece cerca di eludere queste regole, vuol dire infrangerle con il furto, con l'accattonaggio, con il non rispetto delle minime appunto regole civili, non è ben accetto. Intanto, in attesa degli sviluppi giudiziari della vicenda, lunedì o martedì il sindaco nominerà un avvocato di fiducia per valutare se procedere con ulteriori iniziative. L'area di Cairano, dove i nomadi stazionavano abusivamente, è stata ripulita da personale del comune.